Allora, continuiamo dal salvataggio rapido. Continuare il salvataggio rapido sovrascriverà il salvataggio rapido, sì. Penso che il salvataggio rapido tu puoi usarlo quante volte vuoi, ma non è un salvataggio effettivo. Cioè, nel senso, ogni volta che salvi rapido però poi esci, punto. Non hai tipo modo di, che ne so, farmare in una determinata zona. Se non ti esce un oggetto che vuoi, continui a ricaricare quello. No, ogni volta che rientri sovrascrivi. È pratico, però sarebbe comodo avere un punto di salvataggio qui, sai. Va bene, entriamo nel nostro primo dungeon castello programma TV. Attenzione, non andate troppo lontana per il momento. Ah, è corsa via da sola, dannazione, andiamo. Ah, aspetta un attimo, le ombre si sono incattivite da quando siete arrivati voi due. Probabilmente vi attaccheranno appena vi troveranno, sensei. Il controller è disconnesso, non è vero? Quindi cerca di aggredire le ombre prima che riescano ad attaccarti. Premi il tasto azione per attaccare, cerca di sferrare l'attacco prima che l'ombra sfascia la sua prima mossa. Ok, con la X. Ok, con cerchio cambiamo la visuale istantaneamente. Con quadrato possiamo parlare, con Kuma. E con la X attacchiamo, che è una cosa abbastanza diversa rispetto alle infiltrazioni. D'altronde qua non siamo per rubare, siamo qui per attaccare. Quindi un nemico che ci attacca prima che noi possiamo fare qualcosa? Allora. Ah, ma tocca a lui. Cavolo. Lui non era tipo... No, era un altro. Questo qua ha la lingua nera, l'altro era di un altro colore, quindi... Attacchiamo prima lui. Perfetto. Quindi, esatto, lui non è probabilmente debole all'elettricità. Però io come... Scusami, come faccio a prendere nuove persone? Vabbè, in ogni caso iniziamo un po' a vedere quali nemici sono deboli a quale attacco. Perfetto. Gli facciamo vedere chi comanda, certo. Il nostro primo assalto. Peccato che non te lo fanno vedere. Un po' un peccato, però. Mano arcana. Oh. Vedi delle carte misteriose di fronte ai tuoi occhi. Rammendi le parole di Igor. Sconfitto un nemico. Che era esattamente quello che volevo sapere. Esatto. Come faccio a prenderla che va vum, 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 velocissima? Dopo aver sconfitto i nemici potrebbe verificarsi una mano arcana. Nella tua mente appariranno svariate carte. Queste carte sortiscono effetti diversi dal quale persona, per esempio, ti faranno ottenere una nuova persona. Le persone ottenute possono essere schierate in battaglia oppure fuse nella stanza di velluto. Nella maggior parte dei casi potrai pescare solo una carta. Scegli quella che ritieni più utile in quel frangente. I nemici non ti noteranno fino al cambio di piano. No, no, no. Io devo livellare, quindi dammi questo slime, anche se... non l'abbiamo combattuto, però ti ringrazio. Innescando ancora uno in battaglia ed eliminando i nemici con un assalto, hai più chance di attivare una mano arcana. Sfrutta questa conoscenza per battere i nemici in modo da garantirti il maggior numero di ricompense. La carta della persona slime. Hai raccolto slime nel tuo cuore. Un po' brutto. Hai avvertito un impeto di energia dopo l'ultima battaglia. I tuoi HP sono aumentati, persone livello 4. Qualcosa in te è cambiato. È salito Izanagi, perfetto. Forza 2, mana 2. Ma le altre resistenze no. Racunda, che cos'è che fa Racunda? Non lo so, lo scopriremo tra poco. Un forziere. Perché mi sa tanto di Mimic? Una palla evanescente. Cosa sono ste due cose? Incisivo grosso e carta dell'idea. Chi è Daidara comunque? Boh. Proseguiamo. Però non vedo nemici. Eccone uno, infatti. Minchia, che male. Allora, sono abbastanza sicuro che uno dei due sia... cioè, o sia debole al vento o all'elettricità. Sono dei pesci, voglio dire. Scopriamolo subito. Perfetto. Non posso passare la palla al mio compagno? Porca troia, hai capito Yosuke? Ok.
tanto scemo scemo, però hai capito. Complimenti. Mano arcana, perfetto. La fortuna della persona equipaggiata aumenta di 1. Oh, ottieni una chiave del forziere. Ottieni carta abilità e pixie. Pixie sicuro lo posso ottenere quando voglio, però l'aumento delle statistiche. Ho capito. In questo gioco, non sono sicuro, in questo gioco le statistiche, quindi fortuna, aumentano con queste carte. Cacchio. La carta dell'arcano fortuna, fortuna di Izanagi aumenta di 1. Eh no, però vedi, la sua è aumentata. Ah no, è solo un modo veloce per aumentare le statistiche. Vabbè, in realtà anche così va bene. Se c'è un modo per farmarle, tanto meglio, eh. Se c'è modo di farmarle queste carte, tanto meglio per noi, eh. Una perlina rigenerante, perfetto. E allora, proseguiamo. Io sono andato sicuro pensando che... Perché prima, quando ha aumentato le statistiche Izanagi, non avevo visto che... Cioè, ho visto le altre statistiche che erano in grigio e ho pensato che non ci fosse modo di aumentarle, che aumentasse solo determinate statistiche il gioco. Invece non è così. Invece il gioco ti permette di aumentarle tutte. Bravo, stronzo. Ma è ancora da me? Che pezzo di merda. Allora... Più che altro mi chiedo se in questo gioco... La morte del personaggio principale voglia dire game over. Mano arcana no, peccato. Mi chiedo se la morte... La sua salute è bassa. Se la sua morte voglia dire appunto sconfitta. Perché Joker quando crepava era sconfitta. Potrei dirti di sì, ma non ne sono sicuro. E a questo punto tanto meglio non rischiare. Una goccia dell'anima. Tanto meglio non rischiare. Proseguiamo e appunto livelliamo il più possibile. Dai. Sono anche abbastanza sicuro che a una certa, quando saremo troppo avanti di livello, i nemici scapperanno. Bravo, complimenti. Ah, Dio mio. Allora, sprecheremo probabilmente un po' di SP. Però a queste fasi iniziali, meglio andare di mano arcana. E così iniziamo ad ottenere un po' di bonus. Iniziamo anche solo che siano persone, oggetti, cascate varie. Esatto, fortuna, non ti noteranno. Ottieni una chiave del forziere. Dai. Più che altro è che metti caso che poi pietra vitale. Le persone, compresa la prima, come appunto in Persona 5, le possiamo ricreare. E allora c'è la possibilità che anche Izanagi lo possiamo creare in modo perfetto. Ma dubito che in questo gioco esista il concetto di perfetto. Non penso ci sia tipo l'allarme fusioni o cazzate simili. Stai diventando bravo a combattere, Sensei. In confronto a te, Yosuke fa schifo. Non è vero, chiudi il becco, Teddy. Però devo ammettere, hai stoffa per queste cose. Vero? Per questo penso che dovresti essere tu a dare gli ordini a Yosuke in battaglia. Già lo faccio, quindi non ti preoccupare. Mi dà fastidio sentire Teddy parlare così, ma non voglio creare problemi facendo la testa di testa mia in battaglia. Quindi attendo ai tuoi ordini, conto su di te. Tranquillo che quella opzione già l'avevo fatta. Chie-chan, è lì dentro. Vuoi aprire la porta? Allora, aspetta. Ecco fatto. Ho un po' ricaricato almeno gli SP. Eccola, sì. Entriamo. Vai. Magari ha incontrato la sua persona. La sua ombra. O magari sta... Ecco, no, invece no. Stavo dicendo, ha incontrato la tizia rapita. Satonaka. Aka ga niyau ne tte. Amagi. Ok, è la vera Chie perché non ha gli occhi gialli.
Quindi Yukiko significa neve? Non è vero, piccolina. Yukiko には赤が似合うねって。これ天城の心の声か。確かコニー先輩の時も聞こえた。そして多分この場所はユキコって人の影響でこんな風になったクマ。ユキコ知恵だけが私に意味をくれた。知恵は明るく強くて何でもできて私にないものを全部。Non è vero. Dovrei dare a lei l'albergo. Ce l'ha un po' troppo con se stessa. È innamorata di Chie, Yukiko. Yukiko, atashi. Yasashi Chie. Datte sa, waraeru. Ecco, è arrivata Chie Ombra ora. Eccola qua, ovviamente. Arette masaka? Yusuke to onaji kuma! Yokuatsu sareta naimen, sore ga seigyo o ushinatte shadow ga deta kuma! Yukiko ga, ano Yukiko ga, atashi ni mamorarete. Wow, che faccia da stronza! Jibun ni wa nan no kachi mo nai tte sa? Vai tranquilla che c'è gente che piace anche tu, sicuro. Tokidoki atashi o hikutsu na me de mite kuru. Sore ga tamannaku ureshikatta. E ora dirà che è vero. Yukiko nante hontou wa atashi ga inake nan ni mo dekinai. Atashi no hou ga. Un po' troppo cattivo però tutto questo, eh? Un po' esagerato. Come sempre i pensieri in questo mondo vengono amplificati in maniera eccessiva. Deve affrontare se stessa. Quindi combatti, Teddy? Satonaka, otsutsuke! È successo anche a me, Chie. Esatto. そうだよね。一人じゃ何にもできないのは本当は私、人としても女としても本当は勝ててない。わお。どうしようもない。でも私はあのユキコに頼られてるの。だからユキコは友達。 Ti fa sentire bene e lei si sente bene con te. Il che, appunto, è sbagliato in entrambi i casi. Punto. Ma le spille sono uguali? Stavo vedendo se erano uguali. No, sono le stesse. Tu non sei me. Mi aspettavo che l'immagine cambiasse con lei con la bocca aperta tipo così. Carina. Carina come persona, come ombra. Bello! E su questo ti sbagli. Già, la aiuteremo. Allora. Satonaka, chitto no shinbou da kara na. Saate. Non lo penso, lo è. Allora, prima di tutto, abbassiamogli la difesa.
Non penso che lei sia debole a una delle nostre elementi, quindi né al vento né all'elettricità, perché io e lui ce la intercambiamo. Proverei con un affondo. Resiste agli attacchi fisici. Perfetto, buono da sapere. Questo vuol dire dover continuare ad andare di attacchi magici, per forza. È debole al vento. Non me lo sarei aspettato proprio, no. Vai. Però voglio finirla. Voglio finirla con un attacco speciale. Perché sconfiggere un boss è sicuramente molto meglio che sconfiggere un'ombra normale con un attacco speciale. Magari otteniamo anche più carte. Ecco, appunto. Quindi lei è elettrica, come noi? Invidia senza fine. Pure vertigini, eh? Eh sì, ha fatto male. E il problema adesso è... Resiste al fisico ed è debole al vento, ma non resiste all'elettricità nonostante l'utilizzi. Questo vuol dire che probabilmente non è elettrica. La può utilizzare. E allora aumentiamogli la difesa. Non si sa mai. Yosuke ha le vertigini. Resistenza al vento aumentata. Bravo Giccio. L'importante è tirarla giù in qualche modo. Quindi dobbiamo spammare il più volte vento possibile. Con disprezzo, ma poverino. È bella resistentina. Ho paura che mi attacchi, quindi... Non è vero. Non è vero, e lo sai. Lo sapevo che l'avresti fatto, zoccola. Lo sapevo. Allora, Yosuke, ti do carta bianca. Vai e atterrala. E ora affondiamo. Ma è stato respinto Yosuke. L'ho visto cadere all'indietro. E quando mai? Allora, se è come penso, quando il muro scompare farà l'attacco di vento. Quindi primo turno. Primo turno. Secondo turno. Oh, il ghiaccio. Ecco, questa era una di quelle cose che non mi aspettavo. Quindi, medicina ad entrambi che ci serve. Uno. E due. E ora fa... Lo sapevo. Il vento, sì, la... Il colpo di fulmine, volevo dire. No, di nuovo le vertigini, però. Allora, aspetta, ce l'ho un oggetto che lo cura? No. Niente, dobbiamo sperare che per i prossimi turni lui si rialza subito. Di nuovo. Tirati su, bravo. Ancora un turno. E probabilmente adesso fa l'attacco di fulmine. Tu guardiati. No, ha fatto il ghiaccio. Ok. No, volevo finirla. Peccato. Ho visto tanto così ancora e pensavo di potercela fare.
Peccato. Avremmo potuto prendere una carta, ne sono sicuro. Sarei tentato di rifarla, ma non abbiamo modo. A meno che non ricarico proprio il salvataggio da prima che entravamo. Potrei provare. Nulla me lo impedisce. Quindi, accetti te stessa? Devi accettare te stessa. Sei molto più di quella cosa. Ognuno di noi a volti diversi ti possiamo capire. A noi però no. Noi forse perché siamo jolly. Forse per quello che a noi non è successo. E io sono te. Estremizzato però. Continuiamo a dire questa cosa. La forza morale necessaria per affrontare se stessi si è manifestata. Continuiamo a dir... Bello! A dirlo. Le persone, le ombre che incontriamo qua sono esponenzialmente più cattive di quanto in realtà noi potremmo essere. Magari noi pensiamo, grazie a me, quella persona sta bene. Sì, è vero, Tomoe. Però non è che lo pensi in modo estremamente crudele. Esatto. Ma... Esatto, vedi, una parte di lei lo pensa, ma non in quella maniera come è stato mostrato. È sfinita. Esatto. Oh, tre persone finalmente. Sarebbe meglio uscire. Prendiamoci una pausa. No. Torna indietro, bella. Non ce la fai manco stare in piedi. Esatto. Quindi entriamo di nuovo domani. Che le vuoi bene? Palesemente. Più nebbia c'è, più l'argente è tranquilla. Perché le vedono. Ok, quindi finché non c'è nebbia nel paese, quindi finché non c'è allerta nebbia, è la nostra deadline, insomma. Ultimamente ha piovuto ogni sera. E questo è vero, c'ha ragione. Esatto, tu lo sai quanto manca? Magari è in cima. Nanoni, muriste yarareta ra, hoka ni dare ga Amagi o tasukete yaren da yo.
Esatto, io non ho più neanche cure, quindi. Ci servono almeno delle gocce dell'anima. Se si possono comprare, e ne dubito. Non preoccuparti, dobbiamo restare uniti, so come ti senti. Certo. Tra l'altro, lei ha arti marziali, probabilmente come... come Makoto userà i pugni, sicuro. Eh beh, adesso hai risvegliato la tua persona, è normale. Noi stiamo bene perché succede solo a Chie grazie a questi. È vero, perché li indossate? Dirà qualcosa del genere. No, te li do io. Ma da dove li tira fuori sti occhiali questo? Ne manco le tasche. Lei gialli. E la telecamera si è spenta. Ma perché continuiamo a vederla nonostante abbiamo gli occhiali allora? Beh, tu come hai fatto ad arrivare fino a là con tutta la nebbia allora? Ovvio. Se abbiamo Yukiko, risolviamo il caso, sarà una passeggiata per noi. Beh, certo. Non mi sembra che abbiate avuto obiezioni fino ad ora. Non lo sappiamo ancora. Magari lei è meglio. Certo, no. Facciamo diventare Teddy il capo, lascia fare a me. L'ultimo arrivato è sempre la best option, come al solito. Poverino. Sei stato nominato leader della squadra all'unanimità. Hai inizio al fianco dei tuoi amici e la tua avventura alla ricerca della verità. Ma poverino. Oh, ah giusto, un altro arcano. Chie o Kuma? No, è il nostro, il folle. Tu sei me, io sono te. Hai instaurato un nuovo legame. Ti condurrà più vicino alla verità. Ah, ecco perché non ci ha dato il matto. Perché noi siamo il Jol. È tutt'altra colpa mia. O è la nostra, aspetta. Ha instaurato, eh no. Squadra investigativa. Scusami, ma che carta è il Jolly allora nei tarocchi? Parlo per ignoranza. Eh no, non c'è propriamente una carta del Jolly. Se cerco mi dà di nuovo il matto, ma non è la stessa cosa. Yoshi, tonikaku kyou wa yasunde, ashita kara ni sonaeyou ze. Mazu wa tenki yōhō no kakunin, wasurenna yo. Ame ga tsuzuku to kiri naru kara chūi shinai to. Ok, quindi una pioggerella leggera non fa salire la nebbia. Dopo qualche giorno di pioggia potrebbe comparire la nebbia. Tieni d'occhio il meteo mentre continui ad esplorare il mondo della TV. Per esplorare il mondo della TV dovrai impiegare il tempo dopo scuola o nel pomeriggio. Sono due tempi diversi o il pomeriggio è nei giorni liberi, insomma. Di tornare al Junes e dirigerti a casa. Giorno. Sera. Finalmente, state cenando tutti e tre, sì, ma è incredibile. Madonna che fame. Zuppa di miso è incredibile. Mm.
Dojima in silenzio con un'espressione severa sul volto. Ma ce l'ha con me o per il lavoro? No, ciotto ika. Perché eravate armati? No, è lui un cretino che va in giro per un centro commerciale con due armi così. Certo che no, ovvio. Piccolina lei. Vai tranquillo, è quel cretino del mio amico che va in giro con due armi così, è un cretino. Esatto. Ma poverina, ma spiegaglielo, dai. Il notiziario prosegue incurante del clima pesante che legge in casa. Beh certo, non è che se frega qualcosa il notiziario di noi. Ma che bello il vestito casual però. Ma io ho altri abiti? No, mi sa che i vestiti che ci abbiamo sono quelli che si vedono solo nel metaverso. Passatemi il termine, ma perché io non so come si chiama quel mondo se non per le conoscenze appunto di Persona 5. E so che è sbagliato paragonarli, quindi passatemelo. Mi dispiace, ho rovinato l'atmosfera, vero? Scusami, non... ma è colpa di quel mio amico, è cretino, scusami. Io il salvataggio vorrei tenerlo. Vorrei tenerlo per un semplice fatto. Vorrei provare a rifare il combattimento ottenendo, se è possibile, il giro di carte. Allora, io intanto vado avanti. Poi se mi passa per il cervello lo faccio. Eh? Senti Nanako che ti chiama dal piano inferiore. Il telefono. Fisso il mio? Sono io, Moroka. Ho preparato una cosa appositamente per te. Volevo portartela a casa, ma la situazione è cambiata. Devi venirti a prendere. Ah? Dove sono, mi chiedi? Stavo giusto per dirlo. Sono di fronte alla stazione di servizio nell'area commerciale. Hai capito? Sbrigati a venirtela a prendere. Wow. Moroka esige la tua presenza. E usciamo allora. Dove credi di andare? Te lo dirò una sola volta, quindi apri le orecchie. Forse nella città da cui vieni è normale che ragazzini come te vadano a zonzo di notte, ma qui siamo in campagna, non in città. E tua madre si è raccomandata di tenerti al sicuro. Non sei più un bambino. Quando non posso tenerti d'occhio, devo fidarmi di te. Però non posso permetterti di andare in giro di notte, mi capisci? Questo è quanto. Non puoi uscire di notte senza una ragione più che valida, intesi? Chi era al telefono? Non avrei mica intenzione di uscire a quest'ora. Era il mio insegnante e vuole vedermi. Il tuo insegnante vuole vederti. Ti sei appena trasferito e hai già fatto qualche guaio? No, in fin dei conti stiamo parlando di te. Beh, ho capito. Occupati di questa cosa e torna subito a casa. Vado e torno, non ti preoccupare. Tra l'altro, chissà quando è che possiamo fare l'orto. Eccolo qua. Ah, ma proprio così in mezzo alla strada con Nido, cioè, boh. Allora, facciamo... una cosa, visto che già ci siamo, non hai motivo di entrare. Va bene. Ma è vero, sto davvero tornando a casa da lezione. Posso tornare a casa da sola, non stavo cercando di rimanere fuori. Vabbè. Oh, sei qui, prima del previsto. Questa è la divisa della scuola per te, su, prendila. Ma scusami, non ce l'avevo già? In questo gioco ci sono molti costumi da ottenere. Puoi cambiare costume dall'equipaggiamento ad esplorare il dungeon indossandolo. Ora che ce l'hai puoi smammare. Lei deve proprio tornare a casa. Sai la strada di casa tua, vero? Ma ci sta provando con la studentessa minorenne. Palesemente carina, che c'ha gli occhiali tra l'altro. Vabbè. Cioè tutto qua? Mi chiami per darmi il vestito che posso usare in battaglia? Oh, contento lui. Non è altro da fare, vuoi tornare a casa, certo. Oh, contento lui. Eccoti. Allora di cosa si trattava? Eh? Ti hanno dato una divisa scolastica. Tutto qua. Potevano anche dartela a scuola. Beh, dirtelo non migliorerà le cose. Sono sicuro che la scuola è già dura di per sé. Per colpa di questi incidenti tutti hanno i nervi a fior di pelle. Eh beh, ti credo.
Gli eventi di oggi ti hanno stancato. Dovresti tornare in camera tua a riposare. Ok. Quindi è imperativo che noi andiamo nel castello programma TV di oggi? O possiamo fare, che ne so, un po' di conversazione con i nostri companion? Dormito bene? Vai tranquilla che adesso la troviamo, la tua amica. No, non più del normale. Suona malissimo, non dirlo ad alta voce questa cosa. Ah, tra l'altro la tizia di ieri sera è la ragazza lì in prima fila, proprio messa lì davanti al professore. Quello lì è un porco sicuro, è un maiale. Esatto. Io ho avuto subito il mio contratto. Sono il protagonista. Era un complimento, vuoi che mi metta nudo? Ti stai innamorando? Ma io pensavo... No! Ah, ok. Pensavo di aver fatto una battuta brutta. Almeno si è sorrisa, dai. Sì, ma ti dobbiamo comprare un nuovo equipaggiamento, tesoro. Ma lui ha problemi... Scusami, puoi chiederglielo. Ha problemi con la vescica, lui? Ma, tienici, ti do un bacino come, come ringraziamento. Quindi adesso facciamo un nuovo contratto? Avverti il senso di gratitudine di Cie nute per te. Percepisci l'accenno di un legame fornito tra te e Cie. Nuova carta. Lei è il... La torre? Sì, è la torre, vero? Tu sei me e io sono te. Hai instaurato un nuovo legame. Ti condurrà più vicino alla verità. Sai, sarai benedetto quando creerai persone dell'arcano il carro. No, lei è il Ryuji di questo gioco. Incredibile. È incredibile come pensi che un personaggio sia una determinata cosa e invece è tutt'altro. La determinazione in battaglia di Cie si è rafforzata. Ora Cie può ridestare un alleato atterrato in battaglia, che è quello che dicevo anche io. Probabilmente tipo tutto il rango 1 di tutti è questa roba qua. Non hai ancora chiesto a Cie il suo numero di telefono. Digli che per l'indagio, diglielo esplicitamente. Purtroppo non hai abbastanza coraggio, non hai ancora chiesto a Cie il... vabbè. Sono sicuro che se avessi avuto coraggio, e sicuramente ce l'avrei in New Game Plus, questo già aumenta un po' il rapporto fra voi due. Esatto, e quanto tempo abbiamo? Di pioggia potrebbe arrivare la nebbia. Sì, fino a quel momento dovrai allenarti il più possibile. Nei giorni in cui vorrai esplorare l'altro mondo ti basterà recarti al Junes. Dopo un lungo periodo di pioggia, sì, l'hai già detto, non riuscirai a salvare chi è scomparso prima dell'arrivo della nebbia, il gioco finirà. E vai. Tieni d'occhio le previsioni del tempo mentre migliori le tue persone e il tuo equipaggiamento per tentare un salvataggio. Ma come faccio a sapere quindi quando è la deadline? Hello and good afternoon. Sono Kondo, il vostro insegnante di educazione fisica. Ah, io pensavo che era quello di inglese. Allora, primo impatto. Professore di educazione fisica. Però parla in inglese. Ok, allora professore di inglese. Ma visto che nessuno qui insegna inglese, ora raddoppierò i miei ruoli. Sto zitto. Non siate delusi. Sappiate che ho trascorso parecchio tempo all'estero. Ben una settimana di vacanza per l'esattezza. Ma basta e avanza per farvi lezione. Inizieremo le basi delle basi. L'alfabeto inglese. Si parte con la lettera A, poi la B, poi la C e poi altre 23. Forse è un po' troppo basico, eh? D'accordo, vi farò un quiz a sorpresa inerente all'alfabeto. Allora, vediamo. Phoenix. Ecchime.
La parola alphabet è composta da alfa e da quale altra parola? Beta. Alfa, beta. Hai detto la risposta che ritenevi corretta. Good, risposta esatta. Deriva dalle prime due lettere dell'alfabeto greco, alfa, beta. A ogni modo, qualsiasi insieme ordinato di lettere europee e occidentali compone un alfabeto. Infatti, se in Giappone diciamo alphabet in inglese, non ci stiamo riferendo necessariamente a quello britannico. Hai detto la risposta esatta. Aumenta la tua conoscenza. Chissà quanto ci vuole per aumentare queste statistiche, però. Per oggi le lezioni sono finite e c'è una farfalla, meno male. La nebbia arriverà dopo vari giorni di pioggia, devi prepararti ad agire. Dopo oggi, dopo la scuola, potrai passare il tempo come preferisci. Puoi visitare vari luoghi in città o scuola, ma ricorda di entrare nella TV prima che cali la nebbia per salvare la vittima. Puoi entrare nella TV nell'area di ristorazione di Junes prima di partire al salvataggio. Preparati al meglio e acquista l'equipaggiamento. Puoi premere il tasto sotto menu per spostarti in vari luoghi. Puoi collegarti alla rete per vedere cosa hanno fatto gli altri giocatori nello stesso giorno alla stessa ora. Se vuoi usare questa funzionalità, tocca l'icona voce. Ti verranno mostrate le 5 azioni più popolari tra tutti i giocatori che hanno sono collegati alla rete durante la partita. Anche le tue azioni verranno aggiunte con... Vabbè, grazie. Per chiudere questa funzionalità tocca di nuovo la voce. Ok. Quindi, vediamo. Ok, ma io... Chi è che è andato dritto a casa? Chi è Aya? Visto che abbiamo un attimo la possibilità, sembra che il club sportivo inizierà ad accettare membri del primo anno a partire da domani. Siamo nella classe di Merdoka, dobbiamo affidarci ai club per goderci meglio la scuola. Il tuo è un caso strano, visto che inizi dal secondo anno. Cosa pensi di fare, nuovo studente? Vorrei, dicevo, vedere se ci sono altri... personaggi appunto con cui interagire. Mi chiedo se i personaggi appunto che sono interagibili saranno indicati almeno tipo col nome o qualcosa del genere, almeno per sapere. Se rispondi correttamente ti darò una chiave. Missione accettata, chi è il maestro degli enigmi? Le persone con le richieste hanno un'icona sopra la testa. Ah, ok, io pensavo volesse solo parlare. Puoi confermare missione accettata della missione delle schermate. Il tuo spirito gongola, ma vediamo se anche la tua mente regge il gioco. Indovinello in arrivo. Metterò in termini due categorie distinte. A te il compito di collocare nella giusta categoria l'ultimo elemento. Pensi di farcela? Rosso è nel gruppo A, giallo è nella B, bianco è amico del gruppo A, arancione è un tatuaggio di B, verde è indiscutibilmente A, rosa è nel gruppo B per l'eternità. Bene, a quale gruppo appartiene nero, A o B? Credo nell'A. Oh sì, perciò dimmi, cosa hanno in comune tutti quegli elementi? Dai, dai, dai. Le bandiere? Evviva! La tua mente è una cosa prodigiosa, vedi di non sprecarla, io. Non c'è modo di migliore per vivere. Da appassionato di vessillologia, sapevi che il gruppo A era composto da 4 dei colori più presenti nelle bandiere mondiali? I 2 che completano la lista dei migliori sono il blu e il giallo. Devo ammettere che non credevo che uno del secondo anno possedesse un discernimento tanto tagliente. Ma sei promosso e quindi ti nomino mio fratello. Fratello indovinello, eccoti un piccolo regalino. Chiave del forziere per 3. Oh, beh. Buono, ne abbiamo 4 allora. Allora, già che ci siamo, andiamo a comprare nuova roba. Puoi vendere i tuoi materiali per creare nuove armi e armature. Non puoi utilizzare i materiali nel tuo inventario, quindi ti conviene venderli ad Aidara. Sei qui per i miei capolavori, certo. Ah, questo intendeva. Ok, ho capito. Vabbè, se mi paga e ci fa qualcosa di utile, tieni. Sbaglio, quello che hai è un incisivo grosso. Magari potrei. Aspetta solo un momento. Perdona l'attesa, mi ha aiutato a concentrare la mia arte e creare questa fantastica opera. Amuleto rettile, aggiunto all'elenco degli oggetti in vendita. Ok, quindi più materiali gli diamo. O magari il primo materiale di quel tipo, lui crea qualcosa di nuovo. Sbaglio, la carta dell'idea. Vediamo. Portachiavi del vigore. 12.000, è la madonna. HP massimi del 10%. Ok, e la magia di 1. Scarpe con zeppa. Cioè, questa è la tua arma? Le scarpe? Quindi tira calci, non pugni, va bene. Sì, non è moltissimo, ma è già qualcosa. Vai. Sì, e vendiamo quelle vecchie. Certo che le sue scarpe sono costate un bel po', eh. Dicevo, non vedo nessuno, neanche Marie, a meno che non si trovi nella stanza di velluto. Sì,
Benvenuto nella stanza di velluto. Molto bene, ti spiegherò in che modo posso offrirti assistenza. Posso prendere delle persone al tuo possesso e donarti le capacità di fonderle assieme. Posso darti suggerimenti per creare persone potenti che ti saranno di grande aiuto. Se desideri evocare una persona che non hai registrato, usa l'opzione evoca persona. Tuttavia, registrando una persona nel grimorio potrai evocarla selezionando consulta il grimorio. Se vuoi avere più dettagli sul grimorio, rivolgiti a Margaret. Quello che voglio vedere è... Ora ti spiegherò come creare nuove persone tramite la fusione. Esistono diversi metodi per fondere le persone. Un sigillo normale è una fusione tra due persone. Un sigillo a triangolo è una fusione a tre. Esistono molte carte persona da usare come basi da fusione e il numero di possibili risultati è ancora maggiore. Tuttavia, a prescindere dal numero di persone che fonderai, ne otterrai sempre una e solo una, ricordatelo. Inoltre, una persona nata tramite fusione potrebbe guadagnare più potere in base al giorno in cui viene creata. Consulta le previsioni fusione per assicurarti di ottenere i risultati sperati. Se hai bisogno di altri dettagli in merito, non è che da chiedere. Ah, grazie per il tuo interesse nelle previsioni fusione. Una persona nata tramite fusioni può ottenere varie abilità in base al giorno in cui viene creata. I risultati e le richieste variano a seconda del giorno e sono visibili nelle previsioni fusioni. Potresti anche ottenere risultati imprevisti, quindi la fusione errata, e ottenere qualcosa di maggiore. Quindi controlla bene le fusioni prima di procedere. Quindi usa una persona dell'arcano in fusione, zio aggiunto. Beh, questa cosa in realtà è buona da sapere. Ah, però mi fa vedere cosa ottengo. Almeno non sappiamo cosa potremmo ottenere, almeno quello. E le carte abilità invece? Ok, ti spiegherò brevemente come clonare le carte abilità. Ah, lei ha la funzione di Yusuke, insomma. Se mi porti una delle carte in tuo possesso, io la clonerò. Perderai la carta che mi consegni, ma potrai acquistarne quante ne vuoi. Allora, Yusuke è un filo meglio. Te la clona quante volte vuoi, una volta sola al giorno. È un pelino meglio. Però, se hai i soldi in abbondanza, voglio dire. Ah, però ricorda che il prezzo cambia a seconda dell'effetto della carta. Se vuoi potenziare le tue persone, ti conviene clonare più carte che puoi. Ascolta la richiesta di Margaret, di Marie, e vedi complemento a esse. Che cacchio vuol dire? Ah, affinità sociali, ok. Vediamo se Marie e Margaret hanno qualcosa da chiedere. Un desiderio? Non ne ho. Anzi, uno sì, ma non è il momento. E dirtelo non aiuterebbe comunque. Sembra che il vostro rapporto abbia bisogno di una qualche scintilla per rafforzarsi oltre. Tu, Margaret? Una richiesta? Ah, giusto. In effetti avrei qualcosa da chiederti, però credo che in questo momento tu non sia in grado. Se la tua conoscenza fosse a livello specialista. Ok. E scusami, come hanno fatto la gente a uscire con Mario oggi? Forse era in New Game Plus? Può essere. Però mi sembra strano che in New Game ti dia le statistiche del Plus. Non credo di avere molte altre opzioni, quindi... A quanto pare da qui puoi accedere all'area ristorazione. Vuoi convocare i tuoi amici nell'area ristorazione? Prima vado a salvare.